Ciao ragazzi, qual è la prossima tassa che aumenteranno? Ne sono certo, anzi già sta avvenendo praticamente. Draghi ha capito benissimo che non bisogna parlare mai di nuove tasse, di nuove imposte. Qual è la differenza prima di tutto tra la tassa e l'imposta? La tassa è qualcosa che tu paga il cittadino per avere un cambio in servizio. Ad esempio quella per la spazzatura, quella se vi perdete la patente o il passaporto, dovete pagare per farvelo ridare o quando si rompono le strade, che poi magari ci spaccate una ruota, dovete chiedergli il risarcimento che è costoso, insomma, o vi casca un albero in testa, insomma, noi sappiamo come vanno queste cose. Oppure l'imposta invece devi stare zitto e pagarla. E Draghi ha ben capito che non bisogna parlare di questo perché fa male alla circolazione del denaro, perché poi la gente si spaventa, dice come ha stecchito subito Letta, là quel cretino, gli ha detto guarda no, non è il momento di tassare, però c'è una piccola, il servizio bancario costerà sempre di più. Infatti bisogna eliminare i conti correnti che non si usano, se si ha un conto risparmio dove non ci sono investimenti che comunque portano soldi sul conto corrente, e le giacenze sopra i 5.000 euro in Italia sono soggette a questa imposta di bollo e secondo me verrà aumentata. Potrebbero aumentare anche quella che pago chi investe come me, il libretto titoli. Anche là mi sembra che sta aumentando di anno in anno. Io purtroppo non me ne accorgo perché devo stare sempre lì a fare le pulci, però non riesco a fare le pulci a tutto quello che ho. Sinceramente dovete, ogni cosa che vi intestate, ricordate, o ci sarà un'imposta o una tassa. Quindi dovete intestarvi il meno possibile, che sia abbonamenti, soprattutto con i privati, anche con i privati, ma soprattutto con lo Stato. Ovviamente non vi dico, vi ho già fatti i video, non vi intestate una moto se non la usate tanto, che non vi serve, tenetevi solo la macchina che vi è indispensabile per muovervi, o solo la moto, ancora meglio, costa meno di assicurazione, perché qualsiasi cosa, ripeto, è tassata. E l'imposta di bollo, quella che secondo me andranno a pizzicare un po', perché le banche con i tassi negativi odiano i soldi da mantenere sui conti correnti. Prima li volevano, vi chiamano, oppure anche adesso se andate lì e prego, prego, apro il conto, venga qua. È come quando entrate in qualche paese dove vogliono spennare i turisti, no? Passeggiate per la serie, vieni, vieni, entra, entra gratis, guardare gratis, poi dopo bang, arriva la bastonata, fanno tutti gentili. Lo Stato è così, vuole sempre mettervela in quel posto e quindi siate sempre diffidenti con chi fa il furbacchione con voi. E secondo me, quindi, io vi suggerisco questo anche perché poi le alternative non ci sono. Non date retta, per carità, quella è ancora peggio. E conti deposito, come si chiamano quei conti fregatura postali che vi dicono zero costi di uscita, zero di entrata, gratis non c'è niente, soprattutto le poste. Io ho una piccola parte di azioni imposte perché sganciano un dividendo del 6% e quello proprio lo distribuiscono proprio perché spennano la gente, che è la maggior parte, per fortuna ignorante, che si fa fregare i soldi in questo modo, pure quella che ne ha pochi soprattutto. I bot a 3, 6 mesi, 6 mesi, 12 mesi sono sempre negativi. Io sono dell'idea che uno non bisogna investire in momenti come questo, che i mercati stanno lì lateralizzando. Ieri stavo lì quando c'era la Federal Reserve che non ha toccato i tassi, vedevo che scendevano. Oggi tra 20 minuti sto registrando il video, apriranno leggermente negative anche l'Europa, ma perché ha detto nel 2022-2023 ci sarà un riassestamento dei tassi, allora lì si ballerà un pochino, ma non ci sono occasioni, ragazzi. Quindi adesso è il momento che, anziché investire, sinceramente, a meno che qualcuno non vede un'occasione, molti più bravi di me ci sono, eliminate le spese inutili, superflue, non vi intestate niente perché lì vi meneranno silenziosamente, ma vi meneranno là, vi bastoneranno là. Quindi tasseranno le giacenze sui conti correnti, o imposta di bollo o deposito titoli, o tutte e due. Soprattutto attenzione alle giacenze.